Buongiorno a tutti ragazzi! Devo andare un attimo in magazzino, ci vediamo dopo. Iniziamo subito col dire che l'idea di questi video mi è venuta stanotte. Però prima facciamo un salto indietro, circa un annetto fa. Mi scrive Michele su Instagram dalla campagna e mi dice: Dario, mi farebbe piacere portarti la mia moto, perché non mi piace molto come lavorano nella mia zona e vorrei farla fare da te. Michele col tempo da cliente è diventato un amico. La moto ce l'ha portata, gli abbiamo fatto moltissimi lavori: tagliandone, scarico completo, l'abbiamo fatta mappare da F Moto Performance, revisione sospensioni, un sacco di cosette. Finite tutte le lavorazioni, Michele si è preso la sua bella moto, se l'è riportata giù, se l'è un po' goduta e ora ce l'ha riportata. Prima però di parlarvi di cosa andremo a fare, di cosa trattano questi video, vediamo la moto. BMW HP2 Megamoto. Conoscete già la moto di Michele perché Lorenzo ci ha fatto il test ride. È un vibratore, è un trapano, non è un vibratore. Mettila in Mi piacerebbe che fosse un vibratore, ma è un trapano. Delle BMW HP conoscerete le più famose: BMW S1000RR HP4, BMW HP4 Race, dove 4 sta per il numero di cilindri, 4 appunto. Quello però che molti non sanno è che le BMW HP sono state messe in commercio prima. Con loro, BMW HP2 Megamoto in questo caso, BMW HP2 Sport e BMW HP2 Enduro. Enduro è veramente una rarità. Poi c'è la Megamoto e poi c'è la Sport, che aveva il prezzo un po' più alto, però è stata la più venduta. La Sport usciva con 133 cavalli, la Megamoto con 113 e l'Enduro con 105, tutti i valori dichiarati all'albero. Lei sul banco di Alfredo ha tirato fuori 105 cavalli alla ruota con scarico completo, filtro eccetera, ed è veramente un ottimo risultato, anche perché il Boxer BMW è un motore molto godibile. Ed ora veniamo al motivo del perché sto decidendo di fare questi tre video. Le BMW HP sono moto abbastanza rare, quindi non tutti le modificano, le elaborano. In questi tre video Giulio di Giulio Design e Luca di LDS Custom e noi chiaramente della Point Motors 2000, ciao Giulia, andremo a cambiare totalmente il look a lei. Di solito quando mi dicono di cambiare look a delle moto così rare sono sempre un po' titubante, però giustamente Michele mi ha detto: Dario, abbiamo fatto quello che potevamo a livello di meccanica, sospensioni eccetera, l'estetica non l'abbiamo toccata, vorrei renderla un po' più mia. Con Giulio e Luca hanno elaborato, diciamo, una grafica finale, me la sono immaginata, è veramente tanta roba e soprattutto diventerà pressoché unica al mondo. In questi tre video partiremo da lei e arriveremo a un risultato totalmente diverso. Ah, e chiaramente, idea che mi è venuta adesso, nell'ultimo video ci sarà anche la reazione di Michele, il proprietario, alla nuova grafica, perché lui sa solo i colori di base, ma poi Giulio e Luca vanno molto a intuito e forse è giusto così. Detto questo, cominciamo a smontare a me gli attrezzi. Ok, primo step l'abbiamo fatto, via le carene, così sembra proprio uscita male purella. Ora saliamo in sella, la proviamo un po' così, un po' alleggerita e andiamo in officina. Ok ragazzoli, ripartiti, allunghiamo un po' il tragitto verso l'officina. Voglio godermi un po' questa moto così particolare, farmi qualche curva bella e poi sono curioso di vedere se noterò differenze, visto che comunque abbiamo levato qualche chiletto, non tanti perché comunque abbiamo tolto qualcosa in carbonio e qualche carena, però vediamo se noto qualche differenza. Comunque, nonostante non pesi poco, da fermo si sente che non è leggiadra, ma appena inizi a muoverla spariscono 100 kg.
l'agilità e la precisione di una Naked però è travestita da motardona. E poi il motore. Prende velocità in un attimo. Figata di moto, ragazzi, figata. È anche molto facile da impennare, ma con questa coppia e questa impostazione è pure giusto così. Fermiamoci un attimo che vi voglio far sentire il suono. Ma, e infatti questo non lo tocchiamo neanche. Ok ragazzuoli, è il momento di chiudere. Ho fatto un piccolo cambiamento, non sono andato subito in officina, ho fatto una piccola deviazione per girare un altro video oggi pomeriggio, già perché settimana prossima vi presento la nuova moto di mio padre. Francamente ragazzi, anche se ho rimosso carene, parafanghi e quant'altro, non ho notato assolutamente differenze. Sono sicuro che questa HP2 verrà bene, anche se devo dire un po' mi dispiace, uno perché mi piace molto originale e due devo abituarmi un po' all'idea di perdere questo bel blu. Devo entrare un attimo nell'ottica che così non lo sarà mai più, sarà completamente diversa sotto il profilo dell'estetica. Nel prossimo video lavoreremo duramente, la smonteremo completamente, dovremo togliere il motore dal telaio, smontare tutti i cablaggi elettrici, levare ruote, sospensioni, cardano, tutto ragazzi, un lavorone. Prima che me lo chiediate sotto nei commenti, perché ho deciso di portarvi questi tre video su di lei nonostante comunque non è la mia moto? Beh, perché cambiare estetica comunque a una moto così particolare, una moto che non si vede tutti i giorni, non è un procedimento che si fa sempre, e quindi mi piaceva l'idea di rendervi partecipi di questa trasformazione. E comunque mi faceva anche piacere il fatto che Michele, il proprietario, fra 10 anni potrà andare su YouTube e rivedere i video di trasformazione della sua moto. Ringrazio Michele per la sua follia, il fatto che ci fa modificare una moto del genere non è da tutti. Ringrazio soprattutto la sua fidanzata, che comunque è più scocciata di lui. Trovate tutti i contatti di Giulio e Luca sotto in descrizione, non dimenticate di andare su www.stamparesin.com per tutto il materiale Mosucchi, anche lei finito il lavoro verrà brandizzata, ci mancherebbe. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere gli altri due video che riguardano lei, ma per non perdere tutti i miei video in generale. Io e lei vi salutiamo, ci vediamo in un prossimo video, ciao.